i colori e i profumi della natura. Ma stavolta non si tratta della piana di Catania. Questo è l'ospedale di Acireale. E al centro dello spiazzale dovrebbe essere realizzato un mega inceneritore per produrre energia bruciando biomasse. È vergognoso. È vergognoso. Il comitato di cittadini minaccia azioni legali. La cosa paradossale è che la motivazione dell'amministrazione sarebbe migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente. In realtà tecnici esperti, i massimi esperti del settore che abbiamo consultato, ci hanno subito detto che la scelta non sembra sensata dal punto di vista strettamente ambientale e dal punto di vista della logistica. Tra i cittadini che protestano c'è anche Angela, al settimo mese di gravidanza. Anche questa è una forma di incenerimento e quindi non la ritengo opportuna, specialmente per l'ospedale. E specialmente perché il reperimento delle materie non è, come diceva Mario, non è nelle nostre zone, quindi non c'è una convenienza economica vera e propria. E poi temo per lo smaltimento delle ceneri. Le conseguenze di un traffico allucinante di autocarri all'interno di una struttura ospedaliera non solo potrebbe causare problemi di inquinamento, come ha detto, ma il problema ancora più grave è l'inquinamento acustico. Soprattutto considerando che esistono delle alternative sicuramente molto meno impattanti. Ma addirittura dal punto di vista strettamente sanitario, un impianto a biomasse come quello che vogliono realizzare sembra essere del tutto incompatibile con una struttura sanitaria, perché prevede la movimentazione di circa 30 tonnellate al giorno di materiale da bruciare in questo inceneritore, lo stoccaggio di almeno 300 tonnellate di questo materiale, che dovrebbe essere il pellet, cioè un derivato dal legno, che crea prima di tutto delle muffe nello stoccaggio, che sono del tutto incompatibili con un ambiente sanitario. Ma cosa dice la direzione dell'ospedale di Acireale? Io purtroppo apprendo da lei di sì. Questo inceneritore, perché non ne sapevo completamente nulla. Per cui, come le ho fatto dire la volta precedente, devo necessariamente ripetermi, a rischio di essere pleonastico, non ne so nulla, quindi senta, io al momento non so che cosa risponderle, ma non credo che la questione rivesta un'urgenza immediata. La direzione dell'ospedale non ritiene che ci sia una situazione d'urgenza, allora abbiamo telefonato all'ufficio tecnico dell'ASP e abbiamo scoperto che la gara è stata già aggiudicata. La gara, in questo momento abbiamo fatto le verifiche successive all'aggiudicazione e abbiamo in questo momento proposto l'aggiudicazione. Qual è l'impresa? L'impresa è la Cosedil capogruppo, sì, è Sicim associata. Andrea Vecchio, va? Sì, sì. Perfetto. Sì, 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 sì. 5 milioni di euro mi hanno detto al... 5 milioni e 100, perfetto. Forse è la prima volta che si installa un inceneritore di questo tipo in un ospedale? Questo è possibile, ripeto, io conosco la parte edile, credo che questo è possibile, ma ti spiego perché credo sia un progetto pilota che il Ministero dell'Ambiente ha fatto per cercare di capire quanto queste tecnologie possono migliorare gli ospedali, perché credo che l'ASL abbia partecipato a un bando ministeriale vincendolo. Per me abbiamo vinto una gara sulla base di un'offerta economica più vantaggiosa che partiva proprio dall'efficientamento energetico. Sì. Quindi ho visto un po' come ne hanno raccontata, perché poi non seguo molti giornali, e che c'è stata su questa cosa fatta dal sindaco della Cireale, ma credo che sia stato mal informato, perché per come l'ho visto il progetto è esattamente l'opposto, serve a ridurre il consumo di energia elettrica che fa l'ospedale, a migliorarne l'efficienza energetica, avendo un costo beneficio finale per la comunità e per l'ASL in se stessa assolutamente migliorativo. Si sente anche di rassicurare gli abitanti sul possibile impatto, cioè loro dicono noi ci troveremo a pochi metri da una ciminiera
che brucia tonnellate. Allora, l'impatto visivo dei progetti che ho visto io è veramente molto basso, l'impatto delle emissioni è zero, su questo c'è un Ministero dell'Ambiente che vigila e un progettista che certifica.